tornasse al mondo, anche il buon padre di Italo Montemezzi certamente riconoscerebbe di aver avuto torto a contrastare la passione e la vocazione musicale del figlio. Italo Montemezzi non dovette essere quel che si dice uno scolaro modello, né a Vigasio, dove frequentò le elementari, né a Verona, dove fu iscritto alle scuole tecniche. Aveva cominciato a prendere lezioni di pianoforte, dimostrando, a detta dei suoi primi maestri, Lonardi e Tanara, una buona disposizione. Però neppure in questo il giovane mise, almeno da principio, una vera e seria passione. Due sole cose allora gli piacevano: giocare al biliardo e andare a caccia. Perciò, nell'autunno del 1894, il giovane Montemezzi fu messo in treno e dal padre spedito a Milano, meta il Politecnico, che però non vide mai. Infatti, con decisione, non so se improvvisa o premeditata, egli andò invece a bussare alla porta del conservatorio. Montemezzi scelse proprio il corso di composizione, deciso a diventare operista. I primi passi sulla nuova strada furono molto difficili. Il corso di composizione durava 9 anni, suddiviso in 3 trienni. Il primo di armonia, il secondo di contrappunto e fuga, il terzo di alta composizione. Per essere ammesso al primo, cioè per entrare in conservatorio, bisognava superare un esame consistente nell'improvvisazione al pianoforte e nello sviluppo di un tema musicale. Ben 2 volte, a distanza di 1 anno, il giovane affrontò la prova ed in entrambe fu respinto, tornandosene prima avvilito e poi disperato a Vigasio a subire l'ira del padre, che da principio non era stato nemmeno informato di quel radicale cambiamento di rotta. Il giovane Montemezzi, dopo la duplice bocciatura, ritornò per la 3ª volta a Milano e stavolta riuscì a sfondare la porta del conservatorio. E dico sfondare perché fu un ingresso, se non trionfale, certo molto autoritario. Punto dalle amare esperienze, il giovanotto aveva infatti capito che per riuscire a concludere qualcosa bisognava lavorare sodo e seriamente. E passò a compiere il triennio regolare di alta composizione col maestro Ferroni, conseguendo nel 1900 il diploma di laurea a pieni voti. Quale saggio finale al conservatorio, il Montemezzi compose, sul testo del salomonico Cantico dei Cantici, una cantata per soprano, mezzo soprano, coro e orchestra, che venne eseguita sotto la direzione di Arturo Toscanini, invitato dall'istituto a tenere a battesimo qualcuno dei saggi più meritevoli. Curiosa è la vicenda che condusse Italo Montemezzi a musicare la tragedia di Saint Benelli, L'amore dei tre re, ed a creare con essa l'opera sua più vitale e forse anche il suo capolavoro. Già in amicizia col poeta toscano, appena conosciuto l'esito trionfale della Cena delle Beffe, il Montemezzi, entusiasta del soggetto melodrammatico, telegrafò all'autore proponendogli di musicare la tragedia. Nessuna risposta gli pervenne, e ciò lo stupì non poco. Ma pochi giorni dopo, Benelli arriva a Milano, incontra Montemezzi e, non senza imbarazzo e rammarico, gli confida che, stretto dal bisogno, mezz'ora prima di ricevere il suo telegramma, aveva venduto per 500 lire ogni diritto sulla cena. L'incontro di Milano tra il poeta e il musicista non fu tuttavia infecondo. Benelli aveva già in testa la trama di un'altra tragedia. Prese a braccetto Montemezzi, lo trasse fuori del centro per le vie più deserte e silenziose di Milano e gliela raccontò nei minimi particolari. Ma di scritto non c'era ancora nulla, salvo il titolo, sì molto bello e suggestivo, L'amore dei tre re.
Per non rimanere una seconda volta gabbato, l'indomani mattina Montemezzi condusse Benelli dall'editore Ricordi e gli fece firmare il formale impegno di scrivere subito la tragedia e di ricavarne poi un libretto per la musica. La nuova opera venne rappresentata nella primavera del 1913 alla Scala. Direttore e padrino fu Tullio Serafin. L'esito fu entusiastico. Ma ancora prima della prova generale, Ricordi aveva chiamato l'autore nel suo ufficio per offrirgli la stipulazione di un contratto per tutta la produzione futura. Il successo di Milano fu confermato, pochi mesi dopo, a Cesena, dove L'amore dei tre re fu portato a quella stagione estiva molto importante. E da Rimini, dove si trovavano per i bagni, andarono a sentirlo Arturo Toscanini, la famosa soprano Farrar e Gatti Casazza, direttore del Metropolitan. Il consenso fu unanime. Sicché, mentre si riprendeva anche alla Scala ed altri teatri italiani e stranieri la mettevano in cartellone, l'opera compariva il 2 gennaio 1914 nel Massimo Teatro di New York, diretta dallo stesso Toscanini, nell'interpretazione del basso di Dur, del baritono Amato, del Ferrari Fontana e di Lucrezia Bori. Senza attendere l'immancabile successo, gli impresari dei principali teatri di Boston, Londra e di Parigi decidevano di inaugurare le loro prossime stagioni col nuovo lavoro di Italo Montemezzi. Con L'amore dei tre re aveva compiuto il passo più importante della sua carriera, conseguita l'affermazione decisiva, raggiunta una fama universale. Forse, finché visse, la fortuna non fu sempre propizia verso le sue opere, ed egli ne soffrì più di quanto non mostrasse. La sorte, comunque, gli fu per altro verso benigna, in quanto gli consentì di morire, come egli desiderava, nella Cara Vigasio e senza alcuna sofferenza, quasi senza accorgersene, tanto breve intervallo di tempo intercorse tra l'improvviso attacco del male e il sereno trapasso.